Sindaco Bugiardo! Sindaco Bugiardo! Sindaco Bugiardo! Giornata convulsa da velino sulla vicenda mercato, con lo sciopero e il sit-in degli ambulanti davanti al comune, il contrasto con il sindaco Gianluca Festa che si acuisce e la prefettura che non prende una posizione ma si propone come mediatrice tra le parti. La manifestazione partita da Campetto Santa Rita si è presto spostata nei pressi di Palazzo di Città, dove una delegazione di commercianti e sindacalisti ha chiesto di incontrare Festa, ma quando il sindaco ha fatto sapere di voler parlare separatamente con ambulanti e parti sociali, gli animi si sono inaspriti. E al grido "Sindaco Bugiardo" e "Il mercato non si tocca", il corteo si è portato davanti al Palazzo di Governo, bloccando per pochi minuti il traffico in Piazza Libertà. Diversi i momenti di tensione. Qualcuno chiede il rispetto del vecchio contratto che prevede l'utilizzo dello stadio fino al 2021. O si dice che non si sa da che viene telecomandato e non si sa il suo spostamento, perché a sera per la mattina ha deciso di togliere 400 famiglie dallo stadio. Per non sapere, a Rucina mi ha mangiato, giusto? Ma non sono 400 famiglie, perché ogni furgone mangiano loro 3 famiglie. È una scusa dei pullman, è inutile che ci pigliamo per i fondelli, per me è una scusa per i pullman. Che si fa là dentro? Allora, rispetta l'area fino al 2021, come era fatto il contratto tempo fa, trovaci un'altra area, a Rucina vuoi mettere, però non ti dimenticare di fare bagni. I bagni per i sabbal, non di dimenticare i parcheggi, non di dimenticare altre cose, e dacci da vivere come stiamo campando una vita in coppa al mercato dell'Avellino. Mentre altri chiedono il rispetto della categoria e un confronto chiarificatore. È un fascista, non è un democratico, cioè non lo so, come noi siamo andati civilmente, abbiamo fatto una protesta sindacale, civile. L'abbiamo programmata, non ci hanno nemmeno ascoltati. Volevamo parlare e discutere di questa situazione, di questo mercato.